Welcome amici, ben ritrovati. Ciao a tutti, ciao Laura. Welcome friend, ciao a tutti. Hola Davide. Hola Laura, benvenuta. Benvenuto pure tu. Grazie. Ciao cari amici, ben ritrovati. Oggi siamo qui per andare a reagire a una nuova artista da accompagnare nel nostro canale, che è russa. Quindi ritorniamo, fra l'altro Laura, ritorniamo a cioè, ora presentiamo quest'artista. A Previetsiem la dobbiamo Previet, cari amici, e andiamo a presentare questa nuova artista che andiamo a recensire, che si chiama... Pelageia, no? Brava. Che cosa, lei, fra l'altro, una cantante 36enne che ha cominciato la sua attività nel 1996 con folk rock, quindi... folcloristica, come te, come tu sei maestra di folklore, quindi immagina, quindi andremo ad ascoltare questa musica folcloristica russa. Perfetto. E in più, cara Laura, la andiamo ad ascoltare con uno spezzo di un programma televisivo che si chiama The Voice, che conosciamo, diciamo che c'è in tutte le parti, quindi la andremo ad ascoltare con questi altri artisti. Come si chiama la canzone? Sotto il salice. Esatto, sotto il salice, okay. Noi lo diciamo in italiano, che poi arriverà tradotto nella vostra lingua. Ai no. Siamo di nuovo in Russia, wow, e andiamo ad emozionarci con voi sicuramente, perché quanto è bello andare ad ascoltare questa vostra lingua, che ormai è parte di noi, cioè nel senso che noi riusciamo a un po' a capire qualche cosina, sì, qualche piccola sì. parola, nel senso. E quindi anche questo è bello, perché ci stiamo riempiendo il nostro bagaglio culturale, sì. dei vostri successi, delle vostre canzoni, come voi avete fatto con noi italiani, se vi ricordate tante canzoni italiane che conoscete, Cutugno, Albano, insomma potrei dirne tante, cioè nel senso Pupo, ma non è questo il momento, è il momento di ascoltare quanto siete bravi voi. E quindi sei pronta Laura? Prontissima! Andiamo a reagire! Vamos. Начала каркать над кустом, и над ним явился чёрный ворон, чуя лакомый кусок. Ты не каркай, чёрный ворон, над моей головой, да чёрный ворон, я казак ещё живой. Ты слетай, чёрный ворон, к отцу, к матери домой. Кустом,
Ma in più, che orgoglio, soprattutto anche andare a leggere il testo in spagnolo, che noi capiamo benissimo. Sì. Ma una armoniosa. Guarda, facciamo una cosa. Prima voglio intanto ringraziare Anastasia. Grazie Anastasia per diciamo, anche voi potete farlo sul nostro link Instagram, andare a mandarci quello che volete che noi andiamo a reagire. Però Laura, voglio che tu parli per primo, cioè voglio che ci spieghi un pochettino anche quello che hai visto nel video e soprattutto in spagnolo. Ay no, Davide, tu lo sai che è molto importante per ogni paese la radice, no? La cultura, che è quello che non si può perdere mai. E vedere in un programma televisivo The Voice quattro artisti, erano quattro, sì, no? Quattro. Con il vestito, con el atuendo, sicuramente della regione, sicuramente de come si vestivano in quella epoca. Tutto il cantare di questa maniera, con tanto rispetto, con tanto orgoglio, l'uno dell'altro si guardavano con questa passione per il folklore, gran voce, no? Sì, la voce fortissima, e portarlo in questo momento per noi è stato meraviglioso, Davide, mi è piaciuto tanto, no, la lettera è incredibile, vero? Che storia, testo, sì. Sì, che storia tragica. Ma veramente questa è la cultura e quello che non si può perdere mai. Sì, proprio ho voluto fare parlare te, Laura, proprio perché tu, essendo che insomma sei maestra di folklore latino americano, quindi sempre folklore è, quindi il folklore, quindi la cosa bella è appunto andare a, cioè anche tu, nel senso, è il tuo ramo, è il tuo mestiere, il tuo lavoro, quindi andare anche a vedere un'altra nazione che anche loro i suoi costumi, le sue abitudini, il suo modo di cantare. Sì, molto diverso sicuramente dal vostro, come dal nostro del resto, ma neanche tanto, perché ti devo dire, Lara, questo modo di cantare lo usano anche in Italia. Sì. È un uso che è molto della Sardegna, questo modo di cantare, ed è un modo fantastico. Vedi, non ci sono strumenti, ma ci sono proprio le voci che riescono a prenderti e insomma annientarti completamente, quasi, perché è pura potenza musicale, pura potenza vocale e di vocalizzi. Splendido, non mi aspettavo ovviamente qualcosa del genere, infatti grazie ancora, ma soprattutto cari amici, quanto stiamo scoprendo della Russia, cioè nel senso, quando riusciamo a captare, a prendere di tante cose che non sapevamo, quindi ringraziamo noi, giustamente voi, per le segnalazioni, ma soprattutto per essere sempre coinvolti e scoprire sempre nuove cose, e siamo felici di questo. Quindi amici, grazie per essere stati qui con noi, vi ringraziamo, vi invitiamo a iscrivervi al canale se non l'avete fatto e di mettere tanti like, quello là è importantissimo. Se volete attivate la campanella delle notifiche, che vi consente di sapere quando noi andiamo a aggiungere un'altra video reazione. Che dirvi? Buon Natale, grazie ancora per essere stati qui con noi. Un abbraccio forte, ciao Russia! Ciao a tutti!